Gli amici di Thomas si guardano le spalle, contano le macchine che fanno su e giù per le strade di Alatri. Hanno paura che quello che è successo al loro amico possa accadere di nuovo, soprattutto perché nessuno è ancora stato fermato per l'omicidio del diciottenne, colpito alla testa mentre era seduto qui in compagnia di alcuni amici. In serata di ieri, però, qualcuno in caserma si è presentato. Sappiamo che ci state cercando, ma non c'entriamo nulla con questa storia, avrebbero detto due fratelli arrivando alla stazione dei carabinieri. Si tratterebbe di due tra i protagonisti delle risse che sono avvenute sabato e domenica scorsi. Sono arrivati qui intorno alle 18 insieme a un avvocato, uno di loro davanti al cancello. Si è fatto il segno della croce, poi però, dopo 3 ore, sono risaliti in macchina e sono andati via tra lo stupore degli amici di Thomas. Queste persone... tra virgolette potenti fanno un gancio, si salva tantissimo perché cioè sono come una famiglia, chiunque non ci può avere a che fare perché queste persone sono intoccabili, quindi non ce la manco guarda male. Quindi sabato c'è stata una prima rizza, domenica la seconda rizza, i sostenuti si sono sfigurati, hanno voluto vendicarsi. Uno di loro riferisce anche di un pedinamento avvenuto proprio lunedì. Tra gli altri si stati tutti i giorni per stare tutto il giorno, perché alle 8 non è successo qua. Questo è quanto raccontano gli amici di Thomas, che comunque ci tengono a sottolineare che lui non c'entrava nulla con tutto ciò. Sul fronte delle indagini non ci sono però al momento fermati o indagati, ma solo sospettati, e rimane ancora da rispondere alle domande: chi ha sparato da questo parcheggio lunedì dopo le 20? Qualcuno della banda rivale o dei sicari assoldati per farlo?